Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dal Blue Power Stadium, stadio Friuli di Udine. Al microfono Giuseppe Bisantis e Sebastiano Franco, la parte tecnica è garantita da Marco Rasi. Milan pericolosamente, il primo tiro in porta arriva pericolosissimo con l'incursione del Milan, il pallone per Giroud, il sinistro dell'attaccante, la parata di Okoye in calcio d'angolo. Teo Hernandez che la mette dentro, qui forse era in posizione irregolare, no, la bandierina resta giù. Sarebbe intervenuto il VAR, però Giroud, che si dispera adesso, l'ha sbucciata regalandola ad Okoye, ma era una posizione invitantissima. Mentre vediamo che Maignan... Ci sono dei problemi tra Maignan e la curva. Maignan si sta lamentando probabilmente di alcuni cori da parte della curva nord dei tifosi friulani. Il tifo più caldo dei tifosi friulani è andato dal quarto uomo a lamentarsi, a dire se ha sentito quello che sta succedendo, e Maignan è da qualche minuto che si stava lamentando. Vediamo, sta dicendo sì, mette il dito all'orecchio come a dire non stai sentendo. Maresca è lì che prova a tranquillizzare il portiere francese. Maresca sta dicendo di tornare in porta, e qualora questi cori si dovessero ripetere, anzi speriamo che non ci siano mai stati, però insomma Maignan se è andato lì vuol dire che qualcosa c'è stato. Certo, controllare 25.000 teste non è una cosa semplice. Vediamo che adesso Maresca sta parlando con i giocatori del Milan, come a dire magari adesso ci sarà un annuncio da parte dello speaker per evitare appunto questi, ma non li definiamo neanche, sappiamo di cosa stiamo parlando, e abbiamo detto è difficile controllare 25.000 teste, perché insomma tra 25.000 persone la percentuale che qualche cretino ci sia è molto forte. Che bisogna però sottolineare che non è mai successo nulla in questo senso, stadio Friuli, anche perché davvero la squadra l'Udinese da sempre è una squadra davvero internazionale con moltissimi giocatori di colore. Non c'è stato comunque l'annuncio dello speaker, dell'altoparlante, come avviene, eccolo, forse è questo, eccolo qua. Tanto c'è il Milan in avanti, pericolosamente è arrivato, lo abbiamo chiamato noi, e intanto il Milan ha fallito un'altra grossa occasione, perché il cross da sinistra di Teo Hernandez è troppo all'indietro rispetto alla posizione di Giroud che non è riuscito a calciare con il sinistro, questione di centimetri. Però si trattava di un'altra grossa occasione per il Milan, con Giroud che se avesse ricevuto il pallone in maniera giusta si sarebbe trovato con un rigore praticamente in movimento. Teo Hernandez per Leao, Leao per Teo Hernandez, si rivede la combinazione dei due, palla al centro, piatto, rete, il vantaggio del Milan, e segna Loftus-Cheek, il giocatore che a me in questa prima mezz'ora era piaciuto di più di tutti. Questa volta il cross di Teo Hernandez è giusto, non ci arriva Giroud in leggero ritardo, ma ci arriva con il piatto destro Loftus-Cheek, che batte una leggera deviazione ininfluente però sulla traiettoria del pallone. Okoye comunque non ci arriva, e il pallone che si infila alla sinistra del portiere dell'Udinese per il vantaggio del Milan. Direi vantaggio comunque meritato, perché il Milan ha avuto sicuramente due nitide occasioni da gol e adesso ha concretizzato con il vantaggio questo dominio nella prima mezz'ora, non proprio dominio, ma diciamo comunque ha avuto più occasioni rispetto all'Udinese. Ancora continuano i cori, perché Maignan adesso sta parlando con Kier, anche i suoi compagni, e l'arbitro interrompe la partita. L'arbitro ha interrotto la partita. Maignan continua a essere bersagliato dai cori, alla curva alle sue spalle. Adesso vediamo anche che Pioli si è arrivato con la panchina friulana, si è arrabbiato molto con la panchina friulana, in particolare Cioffi rimane impassibile. Sì, no, non ce l'aveva con Cioffi, ce l'ha con un componente dello staff dell'Udinese, si è arrabbiato molto Pioli. Ora però davvero una partita bella che stava rovinata, divertendo il pubblico, rovinata da questi comportamenti inspiegabili. Allora l'arbitro, applicando il regolamento, ha prima fatto chiamare l'annuncio dallo speaker, che c'è stato, evidentemente è stato ignorato dagli spettatori. Maignan ancora una volta ha detto all'arbitro che forse a questo punto ha sentito. Vediamo che adesso sta parlando con il team manager dell'Udinese. Al momento la partita è sospesa, dovrebbe riprendere chiaramente a breve se dovessero perseguire i cori. L'arbitro può addirittura interrompere la partita e dare la vittoria a tavolino alla Milan, una cosa che non si è mai verificata e che in questo caso ovviamente sarebbe una macchia quasi indelebile. Eccolo l'annuncio.
annuncio sulla tifoseria dell'Udinese. Ed è purtroppo una prima volta, Giuseppe, per lo stadio Friuli, per i cori razzisti, in questo caso contro un giocatore della squadra avversaria, Maignan che se ne sta andando in spogliatoio. Sì, se ne sta andando in spogliatoio, davvero è furente, si è tolto i guanti da portiere e quindi la situazione è davvero pericolosa per l'Udinese, per la società, anche per l'immagine che ha la società in giro per il mondo, con i giocatori del Milan che stanno lasciando il campo, stanno andando in spogliatoio. Quindi la partita è interrotta, lo speaker rilegge quanto detto solo pochi minuti fa. I giocatori dell'Udinese, che sono ovviamente meno colpevoli, sono increduli. In campo Pereira è andato sotto la curva a invitare i tifosi a fermarsi, perché chiaramente l'Udinese sta rischiando una sanzione, ma soprattutto sta rischiando un colpo all'immagine davvero gravissimo. Da questo punto di vista Maignan non vuole sentire ragioni, molti compagni hanno cercato di convincerlo a calmarsi, lui però ha tolto i guanti, è andato negli spogliatoi e ha detto non gioco più. Speravamo di non vedere più queste scene che abbiamo visto, si ricorda, in passato è successo, ricordo il difensore del Messina Zorò in un Messina Inter, ricordo Mertens, Mario Balotelli, insomma, visto che insomma, e questa è gente che evidentemente non va in giro per strada, non va al lavoro, non vede che ormai la società è multietnica, è cambiato e che praticamente non ci sono e non ci sono mai state differenze tra gli esseri umani. Lo stadio porta anche a questo, porta a tirare fuori gli istinti peggiori. Se ne va anche Stefano Pioli. Se ne va Stefano Pioli. Cioffi è stato a lungo a colloquio con Maresca, ora a colloquio con Maresca c'è il capitano dell'Udinese Pereira, che sta chiedendo perché il Milan ha lasciato il campo e è andato nello spogliatoio, perché ha fatto un chiaro cenno verso il Milan che se n'è andato in spogliatoio. Ora la formazione rossonera sta rientrando in campo, però sicuramente è una situazione difficile. Intanto Cioffi ne approfitta per un time out, quello che sarebbe un time out nel basket, ha richiamato tutti i giocatori intorno a sé per cercare di dare alcune indicazioni, per innanzitutto per rimettere in equilibrio la partita, poi però comunque ci sarà da discutere su quello che sta succedendo. C'è anche Maignan, eccolo, entra abbracciato con il preparatore dei portieri, vediamo che i suoi compagni lo tranquillizzano. Maignan adesso si prende i fischi, fin quando sono fischi fa parte del gioco, assolutamente proibiti, assolutamente vietati gli insulti di qualsiasi tipo, odiosi se ovviamente sono a sfondo razzista. A questo punto vediamo che Maignan sta tornando tre pali, Adli che è un suo connazionale gli sta dicendo qualcosa, si avvicina a Ebosele va a dire e si abbracciano, questa è una bellissima scena, Ebosele abbraccia Maignan come a dire hai ragione, sono d'accordo con te. Intanto si gioca, chiaramente era una partita molto molto gradevole, piacevole, col Milan che l'aveva sbloccata meritatamente, ma resterà nella storia di questa partita questa bruttissima pagina con tanto di interruzione della gara e speriamo davvero non ce ne debbano essere altre. Poi noi tra l'altro facciamo fatica, almeno per quel che mi riguarda, a solo citarle queste persone, perché gli diamo uno spazio immeritato, però insomma la cronaca è anche questo e quindi bisogna ovviamente dirlo, ma è chiaro che questo episodio ha anche rovinato il ritmo partita. Adesso le squadre sono scosse, credo che proprio l'intervallo possa servire anche a ricaricarsi dal punto di vista morale, perché questa è una sconfitta per tutti. Samarcic, limite dell'area, la conclusione, gol, pareggio dell'Udinese. Samarcic, la piazza, neanche accenna alla parata Maignan, situazione di 1-1 e l'Udinese va a esultare con questa fiammata di Samarcic, controllo, dribbling stretto, sinistro, gol con Maignan, immobile, 1-1. Samarcic dai 25 metri è riuscito a vincere il contrasto con Chiaer, che di tacco aveva impedito al giocatore di controllare, di poter tirare, ha vinto il contrasto, si è avvicinato e ha infilato Maignan alla sua destra. Bisogna dire che quell'interruzione con il Milan che è uscito dal campo sicuramente ha tolto concentrazione ai giocatori del Milan e anche al portiere del Milan, in questo caso Samarcic si è trovato ai 20 metri 25 metri senza nessun difensore che andasse a contrastarlo tranne Chiaer, ed è riuscito con il sinistro
sinistro, il suo sinistro, a riequilibrare le sorti di questa gara. E quindi 1-1 con l'occasione avuta dall'Udinese, un Milan colpito dopo che la partita è stata sospesa. Chissà che con gli strumenti adesso a disposizione di videocamere non si riesca davvero a individuare queste persone e a fargliela pagare di più, ecco, magari a loro. Intanto l'Udinese, che con Samardžić recupera il pallone, prova ad arrivare al limite, la conclusione, palla che va di poco sull'affondo. Intanto c'è di nuovo l'annuncio da parte continua ad arrivare, è un po' stringato questa volta l'annuncio, perché dice il razzismo non è tollerato, saranno prese sanzioni, ci sono tante telecamere, speriamo davvero che vengano inquadrati queste persone, anche per far sì che essi stessi si vergognino, no? Una volta che vengono localizzati e che vengono individuati. Una nota importante da dire, il collega dell'ANSA Lorenzo Padovan ci segnala che ci sono già indagini in corso da parte della questura di Udine. Il questore D'Agostino, che sta seguendo la partita qui allo stadio Friuli, ha circoscritto l'episodio, i protagonisti dell'episodio dietro alla porta del primo tempo difesa da Megnane. Quindi ci sono già indagini in corso con il sistema di videosorveglianza delle telecamere presente allo stadio. E dai, speriamo che possa risolversi già questa sera, perché così servirà di disincentivo per farlo ancora. E qualcuno dice, insomma, prima di passare dei guai giudiziari, ma soprattutto essere additato al grande pubblico come un grandissimo imbecille, allora uno ci penserà un po' di più. Speriamo davvero che questa notizia che ci ha dato Sebastiano Franco possa trovare conferma già in questa serata, visto che ormai gli strumenti sono tanti. Attenzione, Udinese in area di rigore, la respinta con una piede da parte di Megnan, pericolosa l'Udinese, ma è ancora Wallace che prova a insistere, il tocco per Lovric che mette il pallone a destra per Toven, il nuovo entrato in campo, inizio ripresa. Toven però litiga con il pallone, poi sbaglia il Milan. Toven, gol! E l'Udinese la ribalta, 16:30, Toven tra le mani di Megnan. Udinese 2, Milan 1, aveva perso palla Toven, ha sbagliato tutto, credo Teo Hernandez in uscita, Toven con il sinistro, ha bucato Megnan e l'Udinese ribalta la situazione, Udinese 2, Milan 1. Errore e il Milan trova il gol del pareggio con un tiro che viene deviato e viene messo in porta. Il gol è stato di Jovic, che di testa ha messo dentro il pallone prima che il pallone entrasse in porta, visto una sorta di e poi Jovic di testa l'ha messo dentro. Vedremo chi ha segnato. Sì, è stato assegnato a Jovic, che sul pallone strozzato, smorzato, è rimasto lì sulla linea di porta. Allora Jovic di testa ha segnato per il 2-2 del Milan, che trova il gol in un momento, nel momento forse meno buono della sua partita. Ci ha creduto e soprattutto ancora una volta decisivi i cambi. Molte persone stanno lasciando la tribuna per evitare di rimanere imbottiate nel traffico, ma io non lo farei, perché questa è una partita che ancora può dire qualcosa. Per esempio c'è questo lancio in avanti per Jovic, tiro murato, ancora Milan, conclusione, e il portiere Okoye con un balzo all'indietro sul tiro di Giroud da fuori aria è costretto a mettere il pallone in corner. 92esimo minuto, angolo per il Milan, palla in aria, colpo di testa, attenzione, il Milan in gol, e il Milan segna il gol con Okafor che mette il pallone in porta per il 3-2 al 92esimo minuto. E insomma, come dire, avevamo detto chi sta andando via forse sbaglia, e ci abbiamo preso anche in questo caso, perché sul calcio d'angolo il Milan la ribalta, quindi partita di sorpassi e controsorpassi. Udinese 2, Milan 3. Milan in vantaggio, che poi era finito sotto 2-1, la recuperate adesso il gol del 3-2 di Okafor, ancora un giocatore arrivato dalla panchina. Bellissimo. Per Pioli, che davvero l'ha ribaltata con i cambi questa partita difficile, nervosa. Ora sta richiamando i suoi giocatori, tutta la panchina del Milan è andata ad abbracciare Okafor, un gol di spinta, sono andati tutti sul pallone, ci hanno creduto i giocatori del Milan e il pubblico, i tifosi rossoneri che si infiammano. Al 92esimo il gol di Okafor per il Milan, entrato alla panchina, non che abbia toccato tanti palloni lo svizzero, ma ha toccato quello pesante. Adesso davvero sembra di essere a San Siro a sentire
i cori dei tifosi del Milan, e devo dire che l'Udinese sul 2-1 rischiava poco o nulla. Poi è arrivato il gol di Jovic, Milan che pareggia, sembrava potesse essere il fatto finale su un'azione d'angolo. Okafor segna il gol del 3-2. Batte Lovric, deviazione sul pallone che termina sull'esterno. Grande soluzione di Pagero, che seppur marcato è andato a girare, sarebbe stato un gran gol. La palla è uscita di pochissimo. Partita, dobbiamo cercare di cancellare quei 5 minuti tremendi del primo tempo con quell'episodio che invece non si cancellerà e non possiamo cancellare, ma per il resto questa gara ha regalato tante emozioni. Parliamo di calcio ovviamente. Fischietto in bocca per Maresca, braccia alte per Pioli, ma l'arbitro ancora non fischia. Pioli ha un gesto di stizza, arriva poi la fischia. Il Milan espugna Udine, Udinese 2, Milan 3, il commento di Sebastiano Franco. Una partita che ha cambiato più volte padroni, il vantaggio del Milan, il pareggio dell'Udinese, prima in mezzo il brutto episodio dei cori razzisti all'indirizzo del portiere, la partita sospesa, e poi il Milan che ritorna in campo frastornato, subisce il gol e poi subisce il 2-1 con la rete di Etoven, riesce però con i cambi, il gol di Jovic, il pareggio e poi la rete di Okafor, con i cambi Pioli riesce a ribaltarla dalla panchina, trova le risorse per vincere una partita importante per il cammino del Milan, per dare continuità, è la quarta vittoria consecutiva della formazione rossonera. Davvero una partita anche di carattere quella vinta dalla squadra di Pioli. Mentre abbiamo gesti di stizza dalle parti della panchina dell'Udinese, quelli del Milan esultano per una vittoria che a un certo punto era inasperata.